Ragazzi, io sono Ferinichi. E io sono Steph, e questo oggi vedremo animali piccoli piccoli super pucciosi. Il mio video preferito di sempre, Steph. Finalmente è arrivato questo momento. Finalmente vedrò delle clip che mi piacciono, perché non faccio altro che guardare video di animali. E questa volta sono tutti cuccioli, quindi è la cosa più bella del mondo. Sto partendo, banda. No. Cioè, veramente no. C'è bisogno. Allora posso fartela? Vai, tanto se no non continuiamo. Hai fatto questo video per i consolini o per te stessa? Tutti e due. Tutti e due. Dammi le percentuali. 80-20. 80 per me e 20 per me. Guardi già tutto il giorno video su Instagram di animali. Non c'è bisogno di portarlo anche nel canale. No, certo che c'è bisogno. Tutti devono sapere, Steph, la bellezza che c'è nei video degli animali. Soprattutto quando inizi a entrare in un circolo di correlati su Instagram e tu ne vedi talmente tanti e poi ti consiglia solo quelli e non finisci mai. È bellissimo. Ti piacerà, Steph? Iniziamo. Vabbè, ma perché mi piacciono gli animali, non perché mi piacciono. Vedremo quante volte Steph si emozionerà e riderà e sorriderà con i... Ma sono gli animali, non è merito tuo. Tu fai schifo. Andiamo, panda. Cos'era? Si è spaventato come gli ha avvicinato il bambù. I panda sono stupidissimi comunque. Non gli vuoi dare un bacio in bocca? Prendogli le guancette e dagli un bacio in bocca, Steph. Ma troppo bellini. Che animale. Mi prendi un panda? No, però non possiamo, è legale. Vado io dove vivono i panda. Quello si può fare. Sì, ma mi trasformo, mi vesto da panda. Ti arrestano. E vado a rotolare con loro a mangiare bambù tutto il giorno. Però palesemente ti arrestano. Vai. In quei posti non è bello stare in prigione. No. Questo è, non mi ricordo il nome della razza. È un crizzettino. No, il gatto. È una razza. Certosino, una razza... forse. Poi. Non sono sicura, però. Forse sì. Ma guarda che bellino il cricetino. Il gatto non mi sembra tanto felice. No, neanche a me. Però il cricetino era contento. Perché e comunque se li abitui da piccoli è probabile che poi anche da adulti riescano a non... Però guarda, guarda come cerca di salire, aspetta. Qui, lui cerca di andare. Perché è indeciso il gatto se gli piace. Guarda come lo allontana. No, stai giù. Nope. No, 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 non mi interessa. Mi schiaccio. Però almeno è tranquillo con cuori. Oh, è troppo bella questa piccoli. Razza di gatto comunque. Sì, sì, sì. È sì, veramente sì, bellissima. Sì, sì, sì. Veramente, veramente bella. Oh no, i maialini. Fere una fissa sui maialini piccoli. Il mus. Il naso, non glielo baceresti tutto il giorno? Io passerei tutto il giorno a dargli baci nei nasi. Guarda, mangiando la frutta che ne vuole ancora. Guarda la faccia. Rivediamo quando ha mangiato la frutta, perché era la cosa più carina del mondo, quindi merita un cinghiale. Guarda le zampette. Guarda le zampette così. La cosa triste che ho scoperto nella mia vita è che non esistono i maialini nani. Brava. Perché io volevo... No, questa cosa la dico perché è molto importante. Io volevo un maialino nano nella vita. E invece le persone che te li vendono lo fanno per prendere in giro, perché sanno che le persone sono stupide, ci credono, li prendono. In realtà poi ti diventa un maiale da 150 kg e molte persone li abbandonano o addirittura li mandano in posti brutti che non voglio neanche nominare. Quindi ad andare nel paradiso dei maialini, perché è una cosa terribile. Quindi ovviamente i maialini nani così non esistono. E chi fa questi video, nonostante siano bellissimi, fa disinformazione. Quindi io dico che sono belli, ma almeno faccio la giusta informazione. Brava. Grazie. Però ci sono rimasta malissimo perché io volevo troppo. Invece bene. Le scimmiette le possiamo prendere. Quelle, Steph, sono peggio di un bambino. Ti voglio vedere a mettere il pannolino. Ciao capre. È stupida, poverina. Come tutte le caprette, ma anche da grandi rimangono così le caprette. Le vedi gironzolare e fare tutte cose strane. Però è rimasta posto. Guarda che è rimasta delusa. C'è rimasta malissimo. Ha capito che era filmata, secondo me c'è rimasta malissimo. No, perché lei pensava di poter volare, guarda. Io volo! Ah no, non so volare. Vabbè. Sono una capretta, sono non una le capretta. Hai. Andiamo via, dai. Così è andata, oh, in questo modo. Vai avanti, vai avanti. È andata proprio così. Oh no. L'altra fissa di fare. Cosa sta facendo? Sta ballando. Sta chiaramente facendo il ballo del bagno. Vorrebbe uscire da lì e come invece fai? Che toglierlo fanno un povero video. Come fai a non conoscere il ballo del bagno? Ti sta lavando lì dietro, così sta facendo il ballo del bagno. Non è vero. Sì che sta facendo il ballo del bagno, è ovvio. A parte che gli piace essere lavati, ho visto un sacco di video di porcospini che rimangono così. Ma questo vuole fuggire e scivolare e non riesce. No, no, è felice. Salvate il porcospino. Anche questi ne vorrei un sacco. Veramente. Prossimo! Io li vorrei tutti gli animali. No. Cosa? Mini pipistrelli. Boom. Steph, guarda. Ma quanto sono piccoli da... Quanto sono piccoli da piccoli? Io non pensavo che potessero essere così piccoli. Guarda come mangia. Sono davvero piccoli. Sono molto piccoli. Piccoli fanno schifo. Io vorrei un sacco di pipistrelli.
Guarda, ti fanno schifo quando crescono. Io quando avrò tipo, lo dico sempre, forse l'ho anche già detto nel canale, quando avrò 60 anni devo aprire un santuario per salvare i pipistrelli, ma devo andare nelle parti del mondo in cui si può fare. Ma qui non quando è grande ti fa schifo? No, sono belli. Ma li hai visti i pipistrelli della frutta? Da grandi quando mangiano la frutta hanno gli occhioni così, si fanno coccolare e si addormentano in braccio. E sono la cosa più carina del mondo. Attaccata ai capelli di ferro con le urla. Va benissimo, mi possono anche strappare i capelli, guarda. Li voglio anch'io tutti addormentati. Perché non posso fare questi lavori? Ho sbagliato tutto nella mia vita. Li voglio anch'io i pipistrelli attaccati. Tef, must. Io mollo tutto. No, ho capito che non fa per me questo lavoro. Io dovrei fare questo. Dovrei salvare i pipistrelli piccoli. Mi sento una persona inutile. Allora. Non ti stai coricando nel frigo, no? Invece sì, che bello, che sicuro che belli gli aschi quando sono piccoli. Hai trovato qualche animale intelligente oggi? No, perché quando sono cuccioli ovvio che fanno le cose stupidine, come i bimbi umani, è la stessa cosa. Spero che almeno siamo ad agosto qua. Secondo me è caldo, sì. Vale. Se secondo me è caldo, povero, magari vive in un posto caldo e quindi si butta lì. Poi va la faccia a dire, dai! Perché mi stai guardando così? No, io ho caldo! Che bello. Che belli che sono, ma anche da grandi sono bellissimi. Cioè, qua è strano pensare che un cucciolo, perché... È già enorme, però è cucciolo, è cucciolo. Questo è cucciolo. Sì, è ovvio. Si vede anche dal faccino che è ancora da cuccioletto, però... Bellissimo. Bellino. Andiamo. Non so cosa sia. Una sorta di lemure, io non le conosco bene queste ratte. Guarda. Guarda come lo abbraccia. È un po' brutto, sembra Usopp. No, è bellissimo. Tu sei brutto. Tu sembri Usopp. Guarda. È contento di essere coccolato, non vuole che la mano si stacchi, quindi continua a stringerla. Che carini! È troppo bellina. Guarda gli occhietti lucidi, che bellini. Questo è un po' meno. Li dobbiamo rivedere tutti due volte, Steph? Boh, ve dobbiamo giudicare. A me non... No. Che persona crudele e insensibile, sì. Questo è più carino. Guardala. Perché così cicciotto da piccolo? Fa troppo ridere. Sembra un cartone animato. Perché è uscito così tondeggiante? Non lo so, sarà la razza. Magari sono molto tondini da piccoli. Ma guarda, non riesce neanche a rialzarsi. E guarda anche gli occhioni. Guarda quanto sono esageratamente grandi. Guardalo. Ma è finto sto gatto? No, purtroppo no. Anzi, meglio che non lo sia. Chissà che razza è questa. Che bellino! Cioè, è riuscito a stare dritto 3 secondi perché poi è iniziato a rotolare. Come le tartarughe, che se non le aiuti, esatto, non riescono a rimettersi. Che cosa sta? Ho un cappello in bocca, scusate. Non capisco se però da grande sarà bello o brutto. Come perché... sono belli. Tecnicamente le razze, quando sono molto carine da cucire, riescono a essere comunque belli e affascinanti anche da adulti. Non lo so. Cosa abbiamo? Un cane contro un piccione? Stanno davvero giocando. Guarda, lo stai seguendo. A me sembra anche che no, il piccione lo sta seguendo. Guarda che il piccione lo segue. Non ho mai visto nulla di simile. Guarda. Tu adesso, quando il cane si sposta, guarda il piccione come lo segue. Ma sembra per beccarlo. Ma non lo vuole beccare, perché guarda, quando lui sta sopra così, non lo becca, altrimenti girerebbe la testa verso di lui. Quindi stanno letteralmente giocando. Questo è il più carino di oggi. Sì, stanno letteralmente giocando con un piccione. Troppo carino. Quando vedi queste cose, queste razze così disparate tra di loro giocare, sono sempre la cosa più carina. Fantastico. Del mondo. No. Ma quanto è piccolo? Può essere così piccolo un pug? Aspetta, questa la dobbiamo rivedere 10 volte. È più piccolo del piede di lui. Come fanno a essere così piccoli? Cioè il Carlino ce l'è presente, il pug, come diventa da grande, comunque taglia media. Io pensavo che da cuccioli rimanessero come minimo un po' più grandi. Invece sono davvero minuscoli. No, però magari è un pug nano. Magari un incrocio con qualche altra razza. È così, per... Sembra un chihuahua. Cioè, sembra no, un chihuahua è più piccolo. Piccolo. È un coniglio. No, i chihuahua quelli mini, quelli toy, ce li presenti? Che da grandi tipo sono così e quindi da piccoli sono così. Vabbè. Troppo bello. Vabbè, fantastico. E vabbè, qua è facile. Questo non è proprio cucciolo, ma è carino uguale. Ci va bene. Che carino che sono. La cosa più carina del mondo. Sono la cosa più carina del mondo. Ecco qua. E siamo a 2. Io non ho parole. Io comunque ho deciso che nella mia vita prima o poi avrò una fattoria. Ne prendo uno, se anche diventa da 150 kg io me lo tengo. E gli farò il bagno così. Quando pesa 150 kg. E gli do i baci nel naso.
Guarda che sono affettuosissimi anche da grandi, non è che solo perché diventano meno bellini allora non gli devi volere bene. Io ho visto i parla video. Parla quella che vuole parlare solo degli animali carini e non quelli brutti. Non è vero, io li vorrei tutti. No, parliamo degli animali brutti. Quali sono? Perché non c'è neanche un animale brutto qua? Ma questi li ho trovati. Mettimi i serpenti, i ragni. Io volevo metterti anche i serpenti, ma poi mi rompi le scatole. I calabroni. Tu. E poi quelli sono insetti. Sono animali gli insetti. No, sono insetti. No. Questi sono animali. Sta aspettando il cibo. Vabbè, questo lo fa anche Nino. No, non saltella così, Nino. Più o meno. Vabbè, questo è anche addestrato a dirti grazie. Ma fallo mangiare, non rompergli le scatole. Guarda la faccia che sta facendo. Nino saltella la sembra pancia. Sembra un gremlins. L'hai visto? Perché Nino è grasso. Quando c'è il cibo, lui inizia a zompettare. E quindi vedi la pancia che fa così. Fa un tipo un trotterello leggero, Nino. E quindi vedete la pancia fa bom, bom, già. Bom. Questo è lo stesso, sono carinissimo. Ma che è una tigre, non è un gattino. È una sorta, sembra più una lince che un sì. Gatto, però. Che bellino. Che belli, hai visto gli occhi? Bellissimo. No. E questo è un cagnolino. Guardalo. Questo è un peluche. Guardalo asciutto. Sempre con la stessa faccia, guardalo ancora più asciutto. Non è molto felice di questa giornata. No, non è contento di aver fatto il bagno. È un po' perplesso. Perché mi avete lavato? Cosa ho fatto di male? Io non sono un peluche, sono un cane. Ah, gli sta facendo anche le pettinature. È dal parrucchiere oggi, guarda che carino. Poi trema perché tutti i cani hanno questo vizio di tremare, sembrano sempre maltrattati, però ogni volta che sono osservati o fanno qualcosa tremano, io non so perché fanno così, però ce l'hanno tanti cani. Già. Bellini, ti è piaciuto questo video? È stato carino. Il più bello che abbiamo fatto tra tutti quelli che abbiamo fatto, forse in tutti i tre canali, guarda, questo è assolutamente il più bello. Contenta Fede, contenta. No, bello, bello. Sai cosa volevo fare? È che era un po' difficile perché c'era il vecchio telefono, volevo farti una compilation da un certo punto e poi di videotino. Per fregarti così, però poi ho detto no, è complicato recuperare tutti i video. Raga, ci fermiamo così, spero che il video vi sia piaciuto, di sicuro è piaciuto. È possibile a Fede, che quindi... non piaccia sto video, non dire l'ovvio, scusami. Okay. Eh? È impossibile che non mi sia piaciuto, quindi lasciate un impossibile non like. Ringraziatemi, lo faccio per me e per voi, quindi ringrazio. Qua sotto con Bayern Trini, iscrivetevi al canale Capellina e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Ciao.